benvenuti a questa terza lezione dedicata a Windows Movie Maker. Questa volta impareremo a comporre la nostra timeline con le immagini presenti nella libreria delle fonti. La timeline presenta la storia del nostro filmato, ecco perché è legata in modo stretto allo storyboard. Come prima cosa, dobbiamo trascinare con la tecnica del drag and drop le foto all'interno degli spazi dedicati, come mostrato nell'esempio. Dobbiamo posizionare una foto per ogni casella vuota, in modo sequenziale e con l'ordine arbitrario che preferiamo. Il nostro progetto sta così prendendo una prima parvenza di video. Possiamo visionarne un'anteprima nell'apposita area dedicata.